No, visto così è uno spettacolo indecoroso, però è bene che tutti sappiano che quando c'è discussione generale in aula ci sono sempre 10, 15, 20 persone, 40 quando sono tante perché sono i componenti di quella commissione. Accade così sempre, pensi che accade anche quando c'è la discussione del bilancio, che dovrebbe essere il momento topico del dibattito. Purtroppo è una questione anche di regolamenti parlamentari. A mio avviso bisognava con grande attenzione legare la discussione generale di un tema così delicato al confronto successivo in aula, avendo separato il giorno della discussione generale rispetto a quello in cui si affronteranno i temi in aula, inevitabilmente hanno partecipato solo i componenti della commissione che ha seguito quel provvedimento. Senta, però quelle immagini antipolitica. Sì, no, si prestano quelle immagini ad una grande incomprensione. Io concordo con Don Nunzio Galantino anche rispetto alle valutazioni fatte oggi, però ribadisco un concetto. A volte c'è la schizofrenia anche delle regole interne. Se si decide di fissare la discussione generale in aula, che è un momento separato rispetto al dibattito sui contenuti, il rischio è che, come accade spesso, partecipino a quella discussione solo i componenti di quella commissione. A me, come è noto, al Presidente della Commissione Bilancio mi capita spessissimo, ogni settimana, non ho mai visto polemiche. Lei pensi che quando si discute del bilancio consuntivo, che è il bilancio, diciamo, di fine anno in cui bisogna confrontarsi su come sono stati spesi i soldi, in realtà in aula siamo in 30, poi quando si vota ci sono 500-600 deputati. Sono le regole parlamentari che a mio avviso sono inadeguate, non c'è una giustificazione, bisogna tutti quanti, nessuno escluso, scusarsi, ma dicendo con chiarezza ai mezzi di informazione che era come se il dibattito fosse avvenuto in commissione. È avvenuto in aula, quella fotografia è una fotografia oggettivamente desolante. Senta, cambiamo il Partito Democratico, che cosa farà? No, noi abbiamo già chiesto più volte al capogruppo alla Camera, e attraverso i nostri senatori, anche al capogruppo al Senato, un confronto con Lotti, perché è giusto che il ministro Lotti, alla sua comunità, al gruppo parlamentare del Partito Democratico, spieghi cosa è successo, perché questa è una vicenda dalla quale noi possiamo uscire a testa alta se aiutiamo gli italiani a capire la verità. È evidente che tra le versioni di Marroni e di Lotti uno dei due non ha detto la verità, e questa cosa è oggettivamente insostenibile. Anche perché Marroni è stato riconfermato, è stata riconfermata a Marroni la fiducia da parte del Ma Ministro lei cosa dell'Economia. voterà? Io voglio aspettare di capire se il mio gruppo mi consente un confronto con Lotti. Poi questo tema sarà affrontato al Senato, non alla Camera, come è noto, e posso dire che nell'idea di Michele Emiliano, in casi come questi, il Partito Democratico, si salvano le istituzioni e tutti fanno un passo indietro. Dopodiché, siccome noi siamo garantisti sempre, non a governi alternati, coloro che non c'entrano nulla con la vicenda vanno non solo difesi ma anche risarciti. In questo caso è evidente sotto gli occhi di tutti che, nonostante noi abbiamo chiesto, tutti i deputati che sostengono Emiliano alla segreteria del Partito Democratico hanno chiesto un confronto con Lotti, questo confronto è stato negato e secondo me è stato un errore. Sentiremo Lotti al Senato, ci auguriamo che convinca tutti. È evidente che se si dice sì a Lotti, come molto probabilmente farà il Partito Democratico, si sta dando anche un giudizio indiretto su Marroni. In quel caso Marroni non potrà restare a fare l'amministratore delegato di Consip. Beh, noi devo dire, abbiamo fatto opposizione in commissione, stando ore e ore e ore a discutere, cercando di fare passare la nostra linea. L'impegno su questo tema penso che non ci si possa rimproverare assolutamente. Ma che vanno proprio l'antipolitica. Sì, più che altro alimentano una cattiva informazione, e perché se si dà la corretta informazione si capisce che cosa sta facendo. È compito nostro darla ed è per questo che siamo qui, sono qui adesso qui con voi per far capire qual è la situazione. È normale che se fossero stati presenti più deputati sarebbe stato sicuramente un momento di maggiore confronto, ma i tempi anche per la discussione sono limitati e comunque sarebbero intervenuti solo e unicamente i componenti della commissione competente che avevano già seguito.
seguito il tema. Quindi in ogni caso gli interventi sarebbero stati comunque esclusivamente quelli che sono stati. In discussione di emendamenti sarà sicuramente diverso e il Movimento 5 Stelle sarà totalmente presente come è sempre stato. Cambiamo argomento. Beh sì, la Commissione Giustizia ha riconosciuto che investire sul dialogo interreligioso e interculturale è il passaggio necessario per completare l'attività di contrasto al terrorismo che abbiamo già cominciato con efficienza importante già nel 2015, allorché con il decreto antiterrorismo abbiamo introdotto misure fortemente restrittive e abbiamo creato e abbiamo dato l'avvio alla Procura Nazionale Antiterrorismo. Per completare questi strumenti che ci consentiranno di attenuare al massimo il rischio legato al terrorismo nel nostro Paese, abbiamo davvero con convinzione investito sull'attività che nelle scuole, nelle carceri e nella informazione dovrà passare allorché si vorrà attenuare al massimo il rischio che soggetti appartenenti alla comunità musulmana del nostro Paese si radicalizzino sentendosi lontani da possibili integrazioni. Monitorandolo con continuità, così come si sta facendo con ottimi risultati nel nostro Paese, ma anche stimolando, cosa che con questa legge sulla deradicalizzazione si fa, una contronarrazione da parte organizzata dal governo che diffonda valori positivi della società nella quale le seconde generazioni della comunità musulmana presente sul nostro territorio si troverà a vivere. Quindi una contronarrazione che neutralizzi invece la messaggistica jihadista che purtroppo è molto attiva su siti molto utilizzati da appartenenti alla comunità musulmana. Beh, le novità sono intanto l'innalzamento dei target, sia di riciclaggio dei rifiuti urbani ma anche di riciclaggio del packaging. E soprattutto il dato, a mio modo di vedere, piuttosto importante è che il Parlamento conferma che il conferimento massimo di rifiuti che deve andare in discarica è del 5%. Questo è un dato assolutamente importante, è un dato che però sarà fonte di battaglia in sede di Consiglio, perché sappiamo perfettamente che ci sono situazioni molto diverse all'interno degli Stati membri. Altri provvedimenti importanti sono quelli delle misure di prevenzione e altri provvedimenti importanti sono l'idea che si vada a uniformare le modalità di calcolo, le definizioni. Insomma, però adesso al netto di tutto io penso che dietro ci sia anche la possibilità di creare delle condizioni anche di vantaggio per i cittadini, perché se noi siamo bravi a riciclare rifiuti e siamo bravi a rimettere nel mercato materie prime che hanno un valore sul mercato, mettiamo in moto un sistema virtuoso ed efficiente che può portare anche alla riduzione delle bollette, quindi alla riduzione dei costi di gestione. E non solo, devo anche dire che sarebbe riduttivo pensare che questa fosse solo una politica dei rifiuti, in verità dietro c'è molto di più e c'è l'idea che insomma ambiente può essere considerato benissimo una leva di competitività del nostro sistema economico. Ma la mia opinione nasce da una netta distinzione, una distinzione che vede da una parte l'applicazione del diritto e della legge e dall'altra la morale, tra virgolette. L'applicazione della legge e delle norme di diritto non dovrebbe essere, non deve essere mai stravolta, perché sarebbe stravolta la regola che riguarda l'intera comunità, non le eccezioni e neanche situazioni che vadano a derogare rispetto ad uno stato di diritto. Quindi è chiaro che in questo credo che, anche se oramai i genitori nonni, visto e considerato la loro acclamata innocenza, avrebbero avuto il diritto di una titolarità nell'essere padre e madre. Ma accanto a questo però voglio richiamare anche un qualcosa che appare contraddittorio ma non lo è. Non si può pensare ad essere così egoisti nell'affrontare una gravidanza e la voglia di essere genitori, perché bisogna pensare prima innanzitutto ai figli, e non è possibile consegnare un figlio ad una prospettiva dove uno che ha già
quasi 70 anni, fra 15 anni ne avrà 85 e fra 15 anni ci sarà ancora una bambina fragile che avrà bisogno di energie, che avrà bisogno di sostegno, che avrà bisogno di prospettiva e di valorizzazione per il suo disegno e per il suo sogno di vita. Quindi se da una parte il diritto doveva consentire, avrebbe dovuto consentire tutto questo, dall'altra la morale non lo consente, ma soprattutto non lo consente l'egoismo. Questa Europa. Ma partiamo da una riflessione, innanzitutto un appuntamento straordinario, quello della celebrazione dei trattati di Roma, un appuntamento che non può essere però solo cerimoniale o di celebrazione, ma può e deve essere un grande momento di riflessione che deve coinvolgere l'intera comunità europea, chi è euroscettica, chi è eurocritica, chi invece sostiene fortemente il percorso, il progetto europeo. Credo che questa occasione debba essere di confronto perché? Perché l'Europa così com'è sicuramente non va, non è adatta a gestire un sistema complesso, ma a gestire soprattutto che cosa? La politica della risposta, perché se c'è questo distacco tra i cittadini e l'Europa è perché non la si sente efficace, adeguata rispetto al tema dell'immigrazione, rispetto al tema del terrorismo, rispetto al tema dello sviluppo, della politica di coesione. Eppure l'Europa fa tanto. C'è qualcosa che stride, credo che sia anche un problema di cultura e di informazione, a partire dagli Stati membri, poca cultura europea, poca conoscenza della grande opportunità europea e degli effetti che significano restare nella dimensione europea, certamente da migliorare, certamente da rivedere, ma certamente anche da ampliare nei suoi poteri effettivi di incidere sul sistema fiscale, di incidere sul sviluppo economico, di incidere sul tema dell'immigrazione. Non più un'Europa che è la sintesi slegata di 27 Stati membri, oggi 28 con il Regno Unito, ma un'Europa che può decidere come e in che modo il fisco deve essere livellato e quindi giusto per tutti, in tutti gli Stati membri, quindi non un fisco che opprime come in Italia o con un coordinamento che vede la difesa finalmente funzionare come una grande forza di dimensione, di capacità e di confronto all'interno dell'ONU, all'interno della NATO, nel confronto con gli Stati Uniti, con la Russia, cioè un'Europa che finalmente diventi una dimensione sempre più unica e che realizzi appunto risposta rispetto ai temi e ai problemi dei cittadini. Sembra una cosa molto vecchia, ma capite bene che cosa comporta quello che noi definiamo un vero e proprio sistema di diritto speciale, di regime speciale. Tant'è che si fanno le sezioni specializzate. Ora, nel nostro ordinamento, certo che ci sono sezioni specializzate per il lavoro, per esempio per il lavoro, ma per materia, non per categorie di persone, per soggetti o per nazionalità, come rischia di essere questo. In più, tra l'altro, sono solo 14, questo è un ulteriore elemento per indebolire il diritto, diciamo, all'assistenza, alla difesa, perché capite bene che già stiamo parlando di gratuito patrocinio, poi ci mettiamo anche una serie di aggravanti sullo spostamento delle varie sedi, in più vi sono una serie anche di cose molto spiacevoli, vengono utilizzate una serie tipo le videoconferenze, sono prese di pari pari da tutti coloro per i processi del 416 bis, per essere chiari, quindi addirittura vi è un'operazione che anche nelle procedure scelte, insomma, opera un tentativo quasi, diciamo, di criminalizzazione. Perché pensiamo che fermare una legge sbagliata che nella sostanza consegnerà la vita delle persone non in mano alla decisione dei familiari o della stessa persona, non in mano alla professionalità dei medici, ma in mano a qualche magistrato, perché a questo porterà la norma in discussione in aula, pensiamo che fermare questa legge sia una cosa giusta. Non possiamo pensare a uno Stato talmente statalista che vuole entrare a pie pari all'interno dei drammi familiari affinché sia un magistrato a scegliere se vive o se muore un essere umano. È come qui pubblica.
E penso che il messaggio saranno le leggi che escono da questo Parlamento. Io mi auguro che da questo Parlamento escano leggi buone e non leggi semplicemente spinte da messaggi ideologici. Perché seppur una brutta scena dei banchi vuoti, penso che sia molto più brutta una legge sbagliata a cui i cittadini dovranno sottostare. Beh, non credo che la situazione, se la sfiducia dovesse non passare, cambierebbe. Un governo traballante, un governo teleguidato dal Nazareno, un governo che non ha l'autorevolezza nazionale e internazionale per dare risposte ai problemi del Paese. Noi voteremo favorevolmente alla mozione di sfiducia, non soltanto nel merito della questione che rappresenta un motivo proprio di credibilità della politica, ma dall'altro lato noi metteremo in campo qualsiasi azione possibile per far cadere questo governo. Ce l'hanno chiesto il 4 dicembre i cittadini di questo Paese, noi vogliamo tornare al voto il prima possibile e ogni mezzo che abbiamo a disposizione lo metteremo in campo. Quindi se Lotti cade... Riteniamo positivo ogni tentativo che va nella direzione di ridurre drasticamente l'utilizzo dei voucher, che in questi anni hanno rappresentato una precarizzazione dei rapporti di lavoro, soprattutto per i più giovani. Pensiamo che i voucher debbano essere limitati alle famiglie, perché le imprese già oggi possono utilizzare forme contrattuali flessibili. Se c'è un accordo su questo punto noi ci siamo, se non ci sarà un accordo su questo punto la parola passi ai referendum, su cui esprimeremo due sì, e chiediamo anche che i referendum possano essere accorpati alle amministrative per risparmiare 300 milioni di euro, il che non è poco di questi tempi. Sì, è una norma assurda, l'ennesima, da parte dell'Unione Europea, perché va, con la scusa del terrorismo, è andata a restringere il campo delle armi che vengono usate in maniera legale, cioè quelle persone che magari vanno a caccia o usano le armi come sport, eccetera. Addirittura per quelli che fanno rievocazioni storiche ci sono delle restrizioni. Ovviamente il terrorismo non verrà intaccato, la criminalità non verrà intaccata, il traffico di armi illegale non verrà intaccato, e invece verranno puniti le persone che onestamente hanno la loro arma con tutti i certificati di cui necessitano. Sappiamo che ci sono già grosse restrizioni in Europa, in particolar modo in Italia, purtroppo però questa non è la via giusta, perché chi vuole usarle per titolo sportivo o anche come armi di difesa, insomma, dal mio punto di vista le può lecitamente tenere. Sicuramente facendo così non si ferma il terrorismo e neppure la delinquenza e la criminalità. La situazione è che purtroppo dopo tanti anni nei quali abbiamo coccolato la Turchia si è vista qual è la risposta di Erdogan e appunto della Turchia. Un paese che non riconosce i diritti umani, un paese che è distante anni luce dell'Europa, nel quale, bisogna dirlo, hanno investito 10 miliardi di euro di fondi preadesione, una follia assoluta di soldi nostri che sono andati alla Turchia come fondi per un paese che doveva aderire all'Unione Europea. Noi abbiamo sempre sostenuto il fatto che la Turchia non fosse Unione Europea, e questi casi, quello che sta succedendo in questi giorni, ci danno pienamente ragione. E tra l'altro una cosa da sottolineare è che c'è anche un problema di immigrazione turca, perché abbiamo visto poi, sollecitati dal loro leader Erdogan, cosa hanno fatto i turchi in Olanda. Quindi bisogna stare molto attenti. Queste persone si sono integrate, si sentono europee, oppure sono turchi pronti poi a magari fare azioni anche di ribellione nei confronti di uno Stato sovrano all'interno dell'Unione Europea. Bisogna stare molto attenti a tutta questa situazione, perché è significativa di qualcosa che potrebbe essere ampliato anche nei prossimi anni in altri paesi. Ma io credo che la Turchia sia il frutto di un banalissimo esperimento tedesco. Abbiamo dato 6 miliardi alla Turchia per fermare la rotta balcanica, abbiamo alimentato questo paese con soldi dei cittadini europei e il risultato è di aver creato le condizioni per cui siamo arrivati a uno Stato islamico strisciante governato da un despota che si chiama Erdogan. E questa è la condizione, ed è la condizione di un paese che poi determina anche l'instabilità di una parte del Medio Oriente. Basti pensare a quello che è accaduto in Siria, in Iraq o nel Kurdistan. Io penso che invece l'Unione Europea debba dare una risposta puntuale e ferma alle ambizioni di Erdogan, che mira invece a creare un nuovo califfato. Una pagina buia, triste, è quella che oggi ha scritto il Parlamento Europeo, che ha detto no al diritto dei cittadini di potersi difendere in maniera assolutamente legale e libera. È una pagina che ha scritto
principali restrizioni per coloro che detengono legalmente un'arma, per coloro che sono appassionati, per coloro che praticano l'attività sportiva o semplicemente sono dei collezionisti. Si è voluto punire il singolo cittadino pensando di poter frenare il terrorismo e la criminalità, soggetti questi che invece si approvvigionano di armi attraverso il mercato illegale, cosa nota, ma che soprattutto utilizzano un solo strumento di morte, il Kalashnikov, che è l'arma principale che viene usata, frutto della liberalità con la quale quest'arma è stata prodotta e diffusa nel mondo dopo la caduta del blocco sovietico. Ecco perché ho votato contro questa direttiva, che considero estremamente sbagliata. A maggior ragione quando in Italia si parla di legittima difesa, di una garanzia in più da dare ai cittadini, soprattutto quando viene violata la casa, quando vengono attaccate le persone care, i propri familiari o quando ci si deve difendere. Ecco perché questa è una direttiva sbagliata che mi auguro che il Parlamento italiano possa correggere e non attuare. Anche sul ristoratore di Lodi, tanti dibattiti, la solidarietà, esponenti politici che si sbracciano in televisione, poi però la proposta di legge è di Fratelli d'Italia e giace in commissione da mesi. Noi diciamo che la difesa è sempre legittima se entri dentro casa mia di notte. Vediamo quali sono le forze politiche anche disponibili a votarla. Siamo favorevoli a un election day che faccia votare agli italiani contestualmente le elezioni amministrative e il referendum sui voucher, ma speriamo che sul tema dei voucher si possa, prima del referendum, fare una norma per consentire che i voucher vengano utilizzati a chi effettivamente servono per garantire diritto all'occupabilità e non usati per sottopagare lavoratori dipendenti come è stato finora. Sulla soluzione militare sulla Siria, credo che esattamente quello che è avvenuto in questi ultimi mesi sia la dimostrazione del fatto che non c'è soluzione militare al conflitto siriano. C'è sicuramente bisogno di avere una strategia anche militare nella lotta contro Daesh, ma se ci fosse stata una soluzione puramente militare al conflitto, degli scambi, degli incontri a livello militare come sono avvenuti ad Astana sarebbero stati sufficienti per portare la fine del conflitto, cosa che invece non è avvenuta in questi mesi. Questo perché abbiamo sempre saputo che dei meccanismi di introduzione e di monitoraggio del cessate il fuoco sono indispensabili, se non altro per creare delle situazioni di calma sul terreno, relativa purtroppo, ma comunque, diciamo così, un passo in avanti, ma non sono sufficienti a creare quelle condizioni politiche di fine del conflitto, di costruzione della pace, di transizione politica, di inclusività e di unità per il Paese. Altrimenti questo sarebbe avvenuto attraverso questi incontri che si sono svolti a livello militare. Questo significa che tutti, compresi i promotori degli incontri di Astana, che come ho detto, ai quali, come ho detto, riconosciamo il ruolo dell'aver positivamente introdotto dei meccanismi di cessate il fuoco, anche se parziali e anche se non perfetti, ma loro stessi riconoscono nel processo politico, puramente politico e puramente intrasiriano, condotto sotto legge delle Nazioni Unite a Ginevra, il luogo e il processo che può portare ad una soluzione del conflitto. Ed è la stessa valutazione che facciamo anche noi, ed è per questo che sosteniamo pienamente il lavoro di Staffan de Mistura e delle Nazioni Unite, e il nostro lavoro politico e diplomatico è volto a rafforzare, a sostenere, accompagnare questo lavoro che si svolge a Ginevra. Per questo credo che la sequenza tra gli incontri di Astana, la sequenza è il coordinamento che c'è stato, che continua ad esserci, tra gli incontri ad Astana sul piano militare, i nostri incontri a livello regionale, la nostra iniziativa regionale, il nostro lavoro sul piano umanitario, ma anche sull'inizio della programmazione, della pianificazione del post-conflitto e della ricostruzione, collegato ad una transizione politica, possano bene accompagnare questa ripresa degli incontri tra le parti siriane a Ginevra sotto legge delle Nazioni Unite. We are working with the Italian government daily on a constructive and positive basis, which is the basis of our letter. We know the timetable, we know the parameters. We are expecting an answer. Nothing new, nothing more, nothing less. So there is no acceleration on your side? No, the time frame is known, and the required effort is also known, and we are discussing that again positively and constructively, so no need for further alarm. Okay, thank you so much.